Mi sono svegliata con la stessa determinazione che avevo ieri e che ho da 4 anni da quando sono sindaca e 10 anni da quando faccio parte del movimento. Hai sentito Di Maio nelle ultime 12 ore? No, non l'ho sentito in queste ore, anche perché credo che sia abbastanza, insomma, carico emotivamente. L'ho sentito, come sapete, nei giorni precedenti. Comunque ribadisco la mia massima stima, fiducia e un ringraziamento per tutto quello che ha fatto per il movimento in un ruolo molto, molto difficile, in un momento anche di cambiamento del movimento stesso, che è passata da forza di opposizione a forza di governo. Credo che solo lui possa capire quanto sia stato difficile e quanto lui abbia dato al movimento. Guardate, il tema è che, come giustamente ha detto Luigi, non dobbiamo parlare del chi e del come, ma del cosa. Quindi io penso che ciascuno che oggi faccia parte del movimento si debba interrogare su quei temi, su qual è il futuro delle nostre comunità che vogliamo, delle nostre città. Io ieri in una lunga nota ho sollecitato alcuni temi che sono il welfare, l'ambiente, il lavoro, l'innovazione che stiamo anche portando avanti nella nostra città. Quindi oggi il tema non è chi, ma è dove vogliamo portare il paese e la città. E quindi io credo che ciascuno di noi che fa parte della comunità del movimento debba dare il suo contributo. Anch'io darò il mio, ma che vale come quello di tutti gli altri che vogliono far crescere questo movimento e continuare a far sì che questo movimento possa definire le politiche del paese. Non sappiamo ancora dove saranno gli stati generali, sappiamo la data e poi, insomma, sicuramente quello sarà un momento importante per il futuro del movimento.